Mancano pochi giorni e i giochi si chiuderanno sui campi dell'Associazione Tennis Verona, che sta ospitando gli internazionali Challenger ATP Tour. Tante le persone che si sono godute match avvincenti, tra cui quello di ieri sera, che ha visto impegnato Riccardo Bonadio, unico italiano rimasto in gara per le semifinali del singolo. Ha invece colto l'occasione per annunciare il suo ritiro dalle scene del tennis Paolo Lorenzi, battuto ieri dal croato Serdar Rusic. Sì, molto probabilmente questo è il mio ultimo Challenger qua in Italia. Ci sarà sicuramente la Serie A a ottobre-novembre e magari qualche torneo nazionale in futuro, però non credo di giocare ancora a livello internazionale. Sicuramente la prossima settimana a New York e poi credo che mi fermerò. Cos'è che ti dice che è ora di posare la racchetta? Purtroppo il fisico a inizio anno, sono stato fermo 5 settimane, mi sono strappato al polpaccio e da lì ho capito che il fisico non risponde più come una volta. Se tengo gli stessi ritmi di allenamento mi faccio male sempre più spesso e quindi mi piace smettere quando ancora il ranking è buono e ho lasciato un bel ricordo nella gente. È il momento più bello di tutta la tua carriera? Ma io ne ho due che le ritengo fondamentali. Uno è l'esordio in Coppa Davis quando ho giocato a Torino contro Cilic, perché lo dico sempre, il tennis è uno sport singolo, invece lì rappresentavo l'Italia per la prima volta ed è stato qualcosa di speciale. E poi la vittoria a Kitzbühel, quando vinci un 2,50, insomma è un'emozione incredibile, quasi tutte le settimane perdi, invece finire una settimana imbattuta in un torneo ATP credo sia qualcosa di speciale. Il momento più difficile invece, tra quello che ti ha magari dato lo sprint per migliorarti, per fare sempre meglio? Ma credo che sono stato incosciente da un certo punto di vista, perché se ripenso alla mia carriera avevo 27 anni, il mio best ranking era 160 del mondo e invece ero convinto di poter diventare tra i primi 50, quindi se ci penso adesso sembra quasi impossibile e forse è stata l'incoscienza la chiave del mio tennis, perché non ripenso a quei momenti come a qualcosa di difficile, ma è solo una parte del percorso. Paolo Lorenzi da grande? Chi sarà? Paolo Lorenzi da grande ci deve pensare un attimo, per adesso vorrei concentrarmi su New York, poi di sicuro a settembre mi prenderò qualche settimana di riposo e poi decideremo il futuro.